Chi pensa a risparmiare sulla pista di Le Mans? 4.000 km e 100.000 curve in 24 ore. Ecco quel che sta di fronte ai piloti di vetture sport che partono per l'annuale grande avventura sul celebre tracciato francese. 24 ore di schermaglie con la morte, che potrebbe essere celata dietro ogni svolta dell'asfalto, arroventato dal sole o spazzato dalla pioggia. Solo la mille miglia italiana poteva contendere il brivido e il fascino tenebroso a questa gara. Di notte i fanali frugano il buio a 200 all'ora, finché l'alba preannuncerà le ultime ore di corsa, le decisive. Alt al numero 6 è la Ferrari di Jean Debienne e Philil, che saranno i dominatori. Motore e piloti si riforniscono, poi via verso i drammatici giri del finale. Per le Ferrari sarà un trionfo. Tre ai primi tre posti e tutti gli onori ai due piloti, il belga e l'americano, non nuovi alla vittoria di Le Mans. Ora brindano champagne o benzina.